Claudio Rabellino sarà, continuerà ad essere responsabile dell'immagine del distretto. Grazie. Mia moglie mi dice di chiudere la panza, ma sono ingrassato. Mi fa dei manicaretti così irresistibili. Gianfranco, che l'anno prossimo sarà presidente, però resterà un nostro consulente perché è un vero esperto di comunicazione in senso tecnico. Ed Elisabetta Vernoni è una professionista di gestione del personale e di comunicazioni interne. Allora, il nostro problema, come ho detto stamattina, sono le comunicazioni interne, e l'ha ribadito anche Marco. Le comunicazioni interne sono un po' asteniche, se vogliamo usare un termine, o meglio, usiamo male i mezzi di comunicazione che abbiamo, li usiamo poco per informare, molto per lanciare notizie, per fare un po' di fracasso. E allora dovremmo, da questa sessione dovrebbe uscire qualche suggerimento a me, che sono ignorante, soprattutto sulla parte mezzi social. Comincia Claudia, che è il Guido, se responsabile posso, dell'immagine. Guido, scusa, se posso. Scusa, parola a Gianni, istruttore. No, solo, grazie. No, solo perché con Claudia, con Elisabetta, con Gianfranco, pensavamo che prima di iniziare il dibattito con tre domande chiave che faremo e su cui ovviamente poi, come dire, faremo una riflessione condivisa, volevamo però iniziare ponendo le domande allo staff distrettuale presente, quindi alla platea, cercando di raccogliere dei primi feedback, delle prime sensazioni, e su queste basi poi avviare il discorso con i nostri tre relatori. Quindi, se sei d'accordo, io già girerei la palla per i primi 10 minuti di questo dibattito proprio alla platea, chiedendo loro, visto soprattutto, anzi partendo da un dato di fatto, che è quello che ho mostrato io nel mio intervento stamattina, su quanto per esempio ci sia tanto impegno e tanta attenzione legittima da un lato sulla Rotary Foundation, sui progetti, ma ancora poco sulla comunicazione, no? Dai dati che vi dicevo stamattina dell'autoformazione. Quindi cercando e prendendo spunto da questi dati, la nostra domanda, ecco, una domanda collettiva che io, Elisabetta, Claudia e Gianfranco rivolgiamo a tutta la platea, è proprio quella: che cos'è per loro la comunicazione interna, come andrebbe canalizzata meglio, se appunto già loro hanno dei feedback da condividere. Sì, giusto, io mi sono inserito per fare il tuo vicario, diciamo così. Dimenticavo che avete già concordato un format a voi. Quindi io adesso non sono lì presente, non posso buttare l'occhio sulla platea, però ecco, se c'è qualcuno che vuole fare un commento o un suggerimento o condividere un'esperienza sulla comunicazione, bene, sarebbe, diciamo, ben accolto da noi, perché darebbe spunto al dibattito. Io non riesco a buttare l'occhio sulla platea, fatelo voi per me, se c'è qualcuno che ben venga. Ah, abbiamo l'autorevole Mano di Catello che si alza. Bene. Scusate, io trovo un problema di comunicazione grandissimo, che non è solamente... No, è meglio con la mascherina. Che non è solamente nel nostro ambito rotariano, ma nell'ambito generale della vita. Credo che ciascuno di noi sia inserito in almeno 10, 20, 30 chat di WhatsApp o di Instagram o di altre cose, in vari gruppi di email. Il risultato è che riceviamo, io personalmente credo, più di 1000 WhatsApp al giorno, più di 200 email al giorno, praticamente non le leggo. Leggo solo ed esclusivamente quelle che reputo assolutamente indispensabili. Le altre non le leggo più, le scrollo con il dito. Per cui la comunicazione, per essere efficace,
secondo me deve tornare alla old technology, cioè bisogna parlarsi, perché se no potete mandare 1000 email, non le legge più nessuno. Oppure leggono le prime tre righe, se siete capaci nelle prime tre righe di comunicare qualcosa, forse qualcosa arriva, altrimenti non arriva nulla. Allora, con molta pazienza, si prende una bella lista di persone, poche, alle quali si deve comunicare qualcosa, 7, 8, 10, quelle che siano, e si telefonano uno a uno, oppure si va a prendere l'aperitivo uno a uno, più difficile, meglio telefonare, nell'ambito del Covid la telefonata è la cosa che viene meno, diciamo, viene accolta con minore apprensione e con maggiore attenzione, perché quando ti chiama un amico rotariano, probabilmente pure se stai facendo un consiglio di amministrazione, un momento lo trovi per l'amico rotariano. Questa è la comunicazione efficace, questa è la mia impressione. Tutto qua. Grazie Catello, prendiamo nota del feedback, perché questo indica una eccessiva o un eccessivo uso dei mezzi di comunicazione, quindi in realtà, e poi anche prendiamo nota del tuo spunto della comunicazione della old technology, cioè il rapporto interpersonale. Quindi prendiamo nota di questi due feedback, non so se ci sono altri feedback o altre indicazioni dalla platea. C'è una mano che è Italo Doglio. Allora io vorrei fare una domanda su due versanti. Uno riguarda la comunicazione tra club e distretto e l'altro riguarda la comunicazione all'interno del club. Io ovviamente posso riferire solo della comunicazione all'interno del mio club. La comunicazione all'interno del mio club, come dice Catello, esiste una chat del club che non è più diventata una chat per comunicare i messaggi relativi alla nostra attività, ma ci passano compleanni, funerali, nascite, c'è di tutto e di più. Per cui a un certo punto, come dice Catello, uno perde la pazienza e dice c'ho anche altro da fare, non posso stare a leggere le chat del club. Quindi si tratta, secondo me, di così domani fare un discorso con i presidenti, se posso lanciare un'idea, per dire vabbè, facciamo la chat del club, facciamo un piccolo regolamento dove diciamo cosa ci possiamo mettere e cosa non ci possiamo mettere. Quanto alla comunicazione tra club e distretto, beh, io non sono in grado di dire, e come me neanche i miei colleghi soci, che cosa arriva dal distretto al club. Per quanto sia attento, può darsi che mi sia sfuggita qualche cosa, ma nella chat del club vengono riportate solo, per esempio, le lettere mensili del governatore, che il segretario del club che ha ricevuto dal distretto ci gira. Poi forse qualche altra comunicazione che riguarda altri eventi, ma poi non c'è più niente. Cioè io penso che sia importantissimo per un club sapere quello che capita nel distretto, cioè conoscere anche le iniziative di un altro club, o perché ci si può associare, o perché si possono ripetere, o per mille motivi. Questo è un po' comunicazione, un po' informazione, un po' formazione. Ecco, ma in questa grande confusione, si finisce sempre tutto in one, alla fine non si arriva al risultato che invece mi pare che vogliamo raggiungere, quello di una comunicazione corretta, precisa, con rotariani che devono essere, lasciamo perdere formati, che è ancora un altro aspetto, ma almeno informati correttamente di quello che capita nel, certo, nel distretto. Grazie. Certo. Grazie Italo. Devo dire che questi due pilastri di comunicazione sono stati già oggetto di una nostra preparazione per questo dibattito e quindi li affronteremo, cioè la comunicazione tra distretto e club e la comunicazione all'interno del club, a cui noi abbiamo aggiunto un altro pilastro di comunicazione da attenzionare, su cui porre la nostra attenzione, che è proprio quello tra club, la comunicazione tra club,
che è un ulteriore elemento. Allora, detto questo, se non ci sono altre domande, io dalla platea... Posso fare una domanda? Prego. Che è anche importante la comunicazione tra club, perché tra i vari club non si sa l'attività che svolgono gli altri club. Che so, noi abbiamo organizzato un plugin, non ha partecipato nessuno degli altri club perché non era informato. Quindi è anche importante comunicare tra club e invitare gli altri, conoscersi e partecipare anche agli eventi degli altri club. Esatto, era il terzo pilastro che aveva appena menzionato, però appunto vedo che, come giustamente sottolineato, è un'esigenza reale, quindi questi tre pilastri di comunicazione. Allora, quindi abbiamo raccolto più che domande, mi sembra adesso, appunto abbiamo raccolto... C'è una domanda momento, ancora di Giovanni Vitaloni. Dunque, okay. Qui si parla club distretto club, non si parla distretto verso l'esterno. Quello che manca, che io noto, non solo nel nostro distretto, ma anche negli altri distretti, no, è proprio la comunicazione... È un dibattito sulla comunicazione interna, sì, infatti. No, aspetta, però è importante questo. Perché se io faccio comunicazione verso l'esterno, la comunicazione arriva a tutti, sia ai distretti, sia al club, sia al distretto stesso. Se non si fa comunicazione verso l'esterno, quelle comunicazioni che arrivano 2.000, 5.000 mail al giorno si perdono, ma una comunicazione verso l'esterno del distretto l'acquisiscono tutti, perché lo leggono tutti e sono soddisfatti di quello che sta facendo il Rotary. Perché io spesso fuori mi sento dire: ma cos'è il Rotary? Cosa avete fatto? Basta, ho finito. Però Giovanni, grazie per il tuo feedback. Devo dirti una cosa, che una comunicazione che vada all'esterno e che venga recepita dal socio dall'esterno senza che l'abbia ricevuta prima internamente, come dire, potrebbe far sentire il socio estraneo al mondo a cui in realtà appartiene. Quindi cominciamo dalla comunicazione interna, perché la comunicazione interna crea coinvolgimento, consolida il gruppo al suo interno e poi, una volta che il gruppo è costituito, è consolidato e facciamo progetti, ovviamente il successivo passaggio, che tu giustamente richiami l'attenzione su quello perché un altro passaggio fondamentale, sarà la comunicazione esterna. E questo è anche legato al forum che faremo a novembre, dove abbiamo messo la comunicazione interna ed esterna al centro di tutto. Però appunto grazie, perché comunque ci avete dato modo di recepire già alcuni feedback più che domande, ma ci aiutano sicuramente a sviluppare adesso il dibattito. Allora, il dibattito, e parto quindi dalla prima domanda nei confronti di Claudia Rabellino, appunto cercando di dare una definizione più corretta di quello che deve essere la comunicazione interna e soprattutto gli obiettivi che la comunicazione interna nel Rotary deve avere, e poi appunto passeremo a quelli che possono essere i canali più opportuni e più concreti per far canalizzare bene appunto la comunicazione interna. Iniziamo intanto con Claudia. Prego. Grazie, Claudia. Gianni. Allora, mi sentite innanzitutto? Perfetto. Allora, non so se avete notato prima di tutto, ma tutti gli interventi che ci hanno preceduti hanno parlato di comunicazione, no? Alcuni hanno parlato di comunicazione esterna, tutti hanno parlato di comunicazione interna, in un modo o nell'altro il tema è stato toccato. Allora, questo sottolinea una volta di più la centralità di questo tema. La comunicazione, soprattutto quella interna, a volte si tende a dare più importanza a quella esterna, ma come diceva giustamente Gianni, quello è un passaggio successivo. A monte deve esserci una buona comunicazione interna. È un fattore di successo all'interno di qualsiasi organizzazione, perché quella che consente di creare e di rafforzare all'interno dell'organizzazione, all'interno del team, delle relazioni attraverso la condivisione prima di tutto di obiettivi e poi di valori, di idee, di tradizioni. Partiamo dal concetto di leadership. Abbiamo detto più di una volta che il primo step della leadership è una visione, è avere una visione, ma il secondo step è condividere questa visione, perché da soli, da sole non si va da nessuna parte, no? E allora la comunicazione è proprio la condivisione di questa visione con la propria organizzazione e col proprio team.
E se fatta bene, fa sì che ogni membro, ogni elemento dell'organizzazione del team faccia propri gli obiettivi dell'organizzazione. E questo agisce ovviamente sulla motivazione, sul coinvolgimento, sulla connessione, avendo veramente tutta una serie di conseguenze positive e rilevanti. Per esempio, uno dei problemi del Rotary è il turnover, no? È il mantenimento dell'effettivo. Se all'interno dell'organizzazione le persone si sentono coinvolte, si sentono motivate, stanno bene, l'effettivo si mantiene, nessuno ha intenzione di andare da un'altra parte. E quindi vediamo quanto è centrale la comunicazione interna, che agisce in direzioni diverse, perché c'è una comunicazione che va dall'alto verso il basso, quindi nel nostro caso, per esempio, dal nostro governatore alla squadra distrettuale, dal distretto ai club e all'interno dei club dal presidente e dai dirigenti di club ai soci. C'è una comunicazione che va in un senso orizzontale, ne abbiamo parlato, no, anche attraverso gli interventi, quindi è quella che all'interno della squadra distrettuale, all'interno delle commissioni distrettuali. Poco fa Anna Maria Bonomo ha detto non esistono compartimenti stagni, non esistono compartimenti stagni, no? Le connessioni sono importanti. Prima, mentre parlava Claudia Conversi, è intervenuto Giovanni Vitaloni e ha detto ah, ma tu hai toccato delle aree che appartengono anche alla mia commissione. Ecco che allora parlarsi orizzontalmente è fondamentale e lo è all'interno del distretto, così come all'interno del club, delle commissioni del club e, come diceva Donatella, se non erro, tra i club, no? La comunicazione orizzontale consente di essere informati sui progetti, eventualmente di entrare in connessione, di fare progetti insieme, quindi di fare progetti a impatto ancora maggiore. E poi c'è una terza direzione della comunicazione che ogni tanto viene sottovalutata ma che è fondamentale ed è quella che va dal basso verso l'alto, no? È quella che dà il feedback, no? È la comunicazione di ritorno che è fondamentale ed è fondamentale secondo me ancora di più nel Rotary, no? Per quelle che sono le particolarità del Rotary, perché consente proprio di scambiare idee, di avere un termometro di quello che sono gli umori, ma anche perché nel Rotary spesso chi è alla base ha le stesse capacità, le stesse idee, se non di più di quello che è al top in quel momento secondo il principio di rotazione, no? Quindi insomma spero di aver chiarito quello che tu volevi sentirti, sì, dire, Gianni. No. Quello che abbiamo discusso l'altra volta e concordato l'altra volta era anche appunto questa comunicazione interna che aiuta a consolidare il gruppo, no? Perché rende, responsabilizza e rende partecipi della progettualità rotariana ogni singolo socio. Certo, no? E poi una comunicazione che è informazione, ma informazione, esatto. Abbiamo parlato di formazione prima, no? La formazione è una parte della comunicazione interna, perché è importante, esatto, darsi delle informazioni, ma è anche importante formare. Prima Giovan Battista Mollicone ha detto bisogna arrivare a ogni singolo socio. Questo arrivare a ogni singolo socio ha molto a che fare con la comunicazione interna, no? Poi esatto, è verissimo tutto, è verissimo la problematica di gestire il flusso delle informazioni, perché ne riceviamo tantissime, perché la nostra capacità di attenzione è limitata, e questo è assolutamente vero. È vero che quindi c'è la comunicazione personale one to one, però è anche vero che se vogliamo arrivare proprio a tutti e a tutte, anche quelli che non partecipano normalmente, bisogna anche studiarci degli strumenti diversi. Quindi per la diversity che esiste nel Rotary bisogna che ci sia anche una diversity, no, di mezzi di comunicazione per arrivare al risultato. Quindi mi sembra che il beneficiario della comunicazione, confermiamo ovviamente, il singolo socio. Poi chi sia il mittente della comunicazione può essere il distretto, può essere il club di appartenenza, può essere un altro club. Quindi i beneficiari da un lato, i mittenti dall'altro, cerchiamo di capire come dall'uno arrivare all'altro in modo concreto. Quindi per questo passo la parola a Gianfranco. Eccoci. Sì, eccoci. Sì Gianni, allora vado un po' contro tendenza perché io non sono per la telefonata, perché questi ultimi 2 anni
La telefonata arriva a una persona, ma noi vogliamo comunicare a tantissimi. Ma non dobbiamo anche dimenticarci di non sbagliare lo strumento. Ce ne sono tantissimi sul mercato e a disposizione, i famosi social media. Hanno uno scopo, ma hanno una funzione ben precisa, che non sempre è ben corretta e ben utilizzata. Alcuni esempi. WhatsApp viene utilizzato in questo momento per qualsiasi cosa. In realtà è uno strumento di rapida comunicazione, rapidissima. Vediamoci, facciamo e lì finisce. Non possiamo e non dobbiamo pensare che quello è lo strumento formale di comunicazione in un gruppo, cosa che invece è diventata con l'utilizzo. Quindi bisogna vedere lo strumento, che sia WhatsApp, sia la pagina Facebook, sia LinkedIn, YouTube, per la vera natura della comunicazione adesso collegata. E poi dobbiamo cercare anche di fare, attraverso degli strumenti del distretto, dei depositi, dei punti in cui in autocomunicazione poter velocemente ritrovare le informazioni. C'è stato prima l'esempio quando si parlava di statuto e quant'altro, e io non posso ricordarmi a memoria i 500 articoli ma so dove andarmeli a cercare e che cosa andare a cercare, e questo deve essere velocemente fruibile. Quindi bisogna anche mettere e realizzare situazioni in cui l'informazione, il dato che voglio comunicare, sia facilmente reperibile in qualsiasi momento dal socio. Quindi è un passaggio diverso. Comunico, ma in realtà rendo disponibile il mio dato e devo facilmente farlo ritrovare. Quindi devo trovare un meccanismo per cui facilmente sia recuperabile sulla pagina Facebook. Ogni strumento ha il suo elemento. Questi alcuni, ripeto. Però Gianfranco, probabilmente avere un responsabile della comunicazione nominato all'interno del proprio club aiuterebbe anche ad avere, diciamo, una policy interna sulla comunicazione. Infatti stavo aggiungendo un aspetto, perché molti club possono anche dire: beh, io non ho la pagina Facebook, non mi interessa, non voglio farla, ma faccio notare che anche non avere una pagina Facebook significa comunicare qualcosa. Anzi, significa comunicare qualcosa che non volevamo comunicare, quindi è un aspetto negativo. Quindi io spingo la squadra distrettuale, ma poi anche i presidenti, a far sì che ci sia un responsabile della comunicazione, ma che venga anche minima, ma ci sia, perché la presenza è fondamentale, provare a utilizzare questi strumenti per la loro natura. Ok, quindi intanto grazie Gianfranco, passo anche subito la parola ad Elisabetta, poi eventualmente ritorniamo anche su Claudia e Gianfranco, però Elisabetta, sia se mi aiuti anche a completare il percorso che abbiamo avviato con Claudia e con Gianfranco, sia sui contenuti, sia sugli strumenti di comunicazione più efficaci nell'ambito del Rotary, e poi un commento su quanto dicevamo anche l'altra volta quando abbiamo fatto la nostra video call di allineamento, sulla comunicazione esterna, cioè come puoi comunicare. Quindi questi tre punti: la comunicazione interna, come farla, che contenuti, appunto, come trasferire i contenuti della comunicazione interna, con che mezzi, per poi arrivare alla comunicazione esterna. Se ci dai una tua lettura di come poter far amalgamare questi tre punti. Io ne ho capiti due di punti, non tre, quindi è il terzo che mi lascia un attimo. Una è la comunicazione interna sui temi del contenuti della comunicazione interna, e poi sono i metodi della comunicazione interna, e poi la comunicazione esterna. Va bene. Difficile, diciamo, chiudere il giro di tante considerazioni, anche quelle che sono state fatte dalla platea. Ci provo, nel senso che cerco di dare qualche indicazione di tipo metodologico, professionale, ma soprattutto da persona che conosce bene il Rotary e che l'ha vissuto in tante sfaccettature. Sì. Parto dalla comunicazione interna e, condividendo quello che abbiamo già condiviso finora, quindi l'importanza dei social media, di tutte le strutture comunicative già a disposizione del Rotary, credo però
che sono anche nati molti spunti da voi su come poi tante cose non si fanno, non si guardano e non si leggono, ancora prima di sapere di che si tratta, perché dobbiamo riconoscere che siamo diventati tutti tremendamente nervosi e insofferenti, e credo quindi che si debba un po' innanzitutto fare il conto con questo, e cioè col tipo di atteggiamento che abbiamo verso le informazioni che riceviamo, e in questo caso da parte del Rotary. Oggi qui c'è la squadra distrettuale, domani ci saranno i futuri presidenti, e io credo che il miglior organo di comunicazione interna che Rotary possiede innanzitutto sono queste persone, cioè la capacità di queste persone che hanno preso un incarico volontario sulla base di una condivisione, di un entusiasmo, siano le migliori risorse per poter trasmettere dei messaggi, per fare da collegamento, da punto di relazione. Ed è un po' a questo ruolo proprio di ogni singola persona, parlo di voi e di quelli che ci saranno domani, che provo a sintetizzare, parlando sempre di comunicazione interna, quelli che credo siano due aspetti che vadano sempre, un po' che siano da rivalutare, perché li abbiamo un po' persi, e poi credo non vadano mai dimenticati nell'ambito proprio dell'efficacia comunicativa. Mi riferisco a due concetti base, diciamo, che definirei con la parola intimità e realismo. Ecco, io penso che siano due aspetti che, quando la comunicazione è intima e realista, può essere fatta in tutti i modi che vogliamo, da tutte le persone, a prescindere dal ruolo, arriva, fa il suo lavoro. E quindi credo che se curiamo questi due aspetti fondamentali ogni volta che agiamo da un punto di vista comunicativo, sicuramente ci garantiamo una buona efficacia. Cosa intendo per intimità? Per intimità intendo, non è che c'è molto bisogno di spiegarla, però mi riferisco soprattutto a un'informalità, a un credere davvero a quello che si dice, ad essere autenticamente interessati a quello che l'altro dice, a ricordarselo, a tenerne conto. Ecco, mi riferisco a questo per intimità, e per realismo mi riferisco invece a una concretezza, cioè siamo insieme per questa cosa, lavoriamo intorno a questo progetto, ti chiamo per questa finalità, incontriamoci per parlare e discutere di una cosa che però poi punta ad essere reale e non a una chiacchierata fine a se stessa. E credo quindi che anche nell'intimità sia importante, dopo tempi di Covid, dove sta cosa non si poteva neanche dire, di ritrovarsi personalmente, informalmente. Ho sentito parlare di aperitivi, tè, caffè, biscottini, cene, pranzi, weekend, magnata, birrata, mettetela come volete, cioè approfittare anche di questa riapertura per incontrarsi, tra addetti ai lavori, e per addetti ai lavori intendo ruoli, gruppi di progetto, commissioni, che si trovano in una dimensione diversa. Perché dico una cosa molto triste, e la voglio dire, che è: ormai vedo un po' che le stesse persone nel Rotary sono in un modo e fuori sono in un'altra. E che quindi alle cene o quando parla qualcuno c'è l'irrigidimento dei ruoli, degli atteggiamenti, e le stesse persone fuori si ritrovano e invece sono sempre le stesse, cioè quelle persone con cui avevi piacere di parlare, di conoscere, di fare le cose. Ecco, credo che vada un po' ritrovata questa parte di noi che a volte si irrigidisce nei ruoli e che crea anche una barriera proprio alla comunicazione all'interno di certi contesti. E il realismo significa parlare sempre di qualcosa che regge, che sta in piedi, che stiamo aspettando di vederla. Troppe volte ho visto discorsi perdersi in piani valoriali tendenti a infinito, come se potessimo decidere la cultura dei prossimi decenni, piuttosto che invece limitarsi al avete pagato una cosa o no, se questa costa 2 euro in più o 2 euro in meno.
facciamo una bella via di mezzo tra le due cose, cioè cose reali che però hanno un respiro, che portano alla comunità un significato, che poi, per tornare al secondo punto, che non me lo sono dimenticato, parlo, guardo lì ma cerco Gianni, invece trovo Gianni, ci sei, eccoti, sì, che è quella della comunicazione esterna. Anche qui vado per concetti e concludo, però provo a proporre delle parole chiave, diciamo, poi ognuno ci ragiona su e gli dà anche un po' il significato che ritiene migliore. Il primo è l'analisi dell'entità dei progetti, cioè io credo che una comunicazione esterna è possibile, tanto più i progetti realizzati e portati avanti solidamente hanno un'entità rilevante che possa naturalmente destare l'attenzione, diciamo, dell'opinione pubblica riferita alla comunità di riferimento, quindi può essere un'azione locale o un'azione nazionale. Ricordiamoci che qui abbiamo anche la Sardegna, ma c'è anche Roma, che vuol dire un centro di stampa, di televisioni, che potrebbe essere sicuramente utilizzata meglio. Però bisogna pensare all'entità dei progetti e soprattutto alla continuità. E questo significa che credo solo sui grandi drive, sui grandi orientamenti del Rotary che passa al distretto, ecco, nel passaggio dei grandi obiettivi dal distretto al club effettivamente si sente la mancanza di questo passaggio, e cioè il club poi è quell'universo che è, faccio io, decido io e nessuno mi può dire come fare. Difficile portare avanti e convergere su progetti di respiro che poi possono essere attenzioni della stampa, della comunicazione a livello televisivo, eccetera. E il secondo suggerimento sono le partnership, cioè benché Rotary sia un entità di grande rilevanza a livello mondiale e locale, però oggi è l'unione che fa la forza, quindi associarsi, se parlo del mio club, una delle poche volte che siamo riusciti a andare ad avere una rilevanza con la stampa è stato insieme alla comunità di Sant'Egidio, che sicuramente sono bravissimi in questo e ci sarebbe da imparare parecchio, però abbiamo fatto un'azione congiunta che sicuramente, oltre che essere realistica ed efficace, ha portato a quel respiro che tante altre volte non si riesce a raggiungere. Tra l'altro, scusami Elisabetta, anche quest'ultimo tema è stato citato anche da Claudia Conversi, per esempio quando parliamo proprio della progettualità, cioè già il progetto di per sé con una partnership è più strutturato e quindi aiuta anche poi la comunicazione. Sull'altro tema che te citavi, il rapporto sostanzialmente, il rapporto interpersonale, l'intimità e il realismo che te appunto citavi, io li declino da atecnico, li declino come ascolto e pragmatismo, però ecco, molti sanno in sala quanto io creda nel rapporto one-to-one, nella relazione one-to-one, che secondo me è la base su cui poi si può costruire tutto il resto, soprattutto nell'ambito rotariano. Ma al di là, adesso andando anche oltre rispetto a questi concetti generali, adesso, io vorrei andare scusami un attimo, prego, prego. Gianni, volevo fare un commento su quello che ha detto Elisabetta, che mi ha un po' rincuorato, perché ha rivalutato il rapporto personale, che poi è la vocazione del Rotary, perché fino ad ora si era parlato tecnicamente delle comunicazioni e giustamente si era detto le comunicazioni devono essere inserite in un flusso, non possono essere lanciate come un seminatore. Pensiamo a un club non ha la forza di creare un flusso di comunicazioni. Un addetto alle comunicazioni può essere uno che lo fa nei ritagli di tempo da dilettante. Perfino a livello distrettuale non ci possiamo permettere un addetto alle comunicazioni che crea un flusso permanente. Questo forse è il grosso problema nostro. Lo lascio come punto interrogativo. No, grazie Guido, e grazie intanto per aver sottolineato l'importanza del rapporto interpersonale, ma poi appunto per aver sollevato di nuovo la domanda che giriamo a Claudia e a Gianfranco e ad Elisabetta per un altro giro di tavolo, proprio sul tema degli strumenti operativi, quali possono essere gli strumenti operativi da mettere in campo e che possono aiutare in qualche modo ad avere una comunicazione interna più strutturata all'interno del Rotary. Claudia. Ecco, scusa, ti rubo il ruolo, un giro di tavolo molto rapido perché il tempo sta per scadere. Sì, ho visto che ci sono 7 minuti, ma penso che in un minuto e mezzo ciascuno risponderà.
Prego. Lascio agli altri parlare degli strumenti in concreto. Io voglio solo dire che nella scelta dello strumento bisogna tener conto appunto della grande diversity che c'è nel Rotary, che è ricchezza ma ha anche delle criticità, perché noi abbiamo professionalità diverse, maturità diverse in tema di approccio alla comunicazione, ma abbiamo anche dal punto di vista anagrafico una diversity. Io vedo nel mio club alcuni non usano WhatsApp, altri hanno problemi con le mail, e quindi insomma secondo me è un vestito che va cucito su misura nei singoli club anche in base al loro effettivo e alle loro problematiche. Dopodiché credo che bisogna anche lasciare spazio alla fantasia e all'ingegno dei vari club per raggiungere l'obiettivo. Ok. Grazie Claudia. Gianfranco. Velocemente ricordo gli strumenti fondamentali. Credo che la newsletter possa essere un punto di comunicazione formale dal distretto, dal presidente verso i soci. E poi ci sono delle situazioni, il sito web è importantissimo, ma il sito web nasconde anche una preoccupazione. Se il sito web è statico e non ci sono nuove notizie, purtroppo adesso le prendiamo e le consumiamo alla velocità della luce, ci vado una volta e poi non ci vado più, quindi forse è anche questo il messaggio. E, torno a suggerire specializzazione nell'utilizzo dello strumento, con WhatsApp velocità nella comunicazione, Facebook è una vetrina, è il modo con cui ci apriamo se vogliamo all'esterno, quindi è il momento in cui andiamo verso gli altri. Ma ce ne sono tantissimi, anche LinkedIn dal punto di vista del Facebook professionale, anche quello viene poco utilizzato, ma su alcune contesti, partnership, progettualità importanti, perché no far vedere cosa si fa con Rotary anche all'interno di questo strumento. Quindi comunichiamo, ma con attenzione, usiamo gli strumenti perché ce ne sono tantissimi. Con Guido faremo in modo di aiutare e anche di creare un framework probabilmente di utilizzo comune, partendo dal sito, in cui poi è responsabilità dei club promuovere e portare il dato e andare a cercare il dato rispetto, certo. Rispetto a... Grazie Gianfranco. Elisabetta, un minuto e mezzo. Sì, aggiungo una piccola tecnica molto sintetica. Parlerei di project management. Qualche tecnica di project management sarebbe molto utile per seguire e mantenere la consistenza dei progetti. Una specie con uno strumento altrettanto semplice, che è un piccolo file Excel fatto di 6 righe, 6 colonne più o meno, dove ci sono le fasi di un progetto, le scadenze, il chi fa che cosa, e in cui ognuno mette la sua parte. Ho sentito questo, ho fatto questo, per quel giorno sarò pronto, e che sono condivisi naturalmente da tutte le persone coinvolte o interessate in un determinato progetto, e che cresce nelle settimane attraverso l'azione di tutti. Grazie Elisabetta, grazie a tutti quanti, spero di essere riuscito a dare un contributo alla platea per una riflessione sulla comunicazione, quindi soprattutto alla squadra distrettuale per il ruolo appunto che dovrà ricoprire.